Ciccia. E mo ti voglio. Buongiorno, io sono partita intanto, quindi sì. Sappiate che siamo in diretta. Non c'è. Dottor Cucito, devi guardarmelo. Abbiamo bisogno di dottor Cucito. Abbiamo bisogno di lui. Buongiorno. Ah, magari io faccio il check, magari ciao. Invece che star qui a fare un tubo. Io vedo che stanno arrivando già un po' di persone. Io sto qua dietro, le altre due donzelle sono davanti a me. Noi ci siamo e ci sentiamo. Oggi cosa facciamo? Ciao. Facciamo il tutorial di questo bel sacchettino. In realtà oggi lo facciamo in versione gigante, come ho scritto nel titolo, per comodità e perché secondo me è meraviglioso. Ma infatti pensavo, siccome intanto devo ancora finire il mio centro tavola con il coniglietto, sì. Non ho ancora nessuna decorazione a casa per Pasqua, però mi piacerebbe il giallo. Ecco, abbiamo pensato in versione questo coniglietto, questo sacchetto in versione gigante, sia come regalo, dolci. Esatto, come tanti dolci da mettere all'interno per Pasqua, per dei regali di Pasqua, quindi che ne so, una maglietta, ci potete inserire qualcosa di più voluminoso rispetto a quelli più piccoli, ma anche come ferma porta, perché oggi vi faremo vedere, guarda, ve lo faccio vedere che sono qua, così. Che con all'interno un peso può diventare un bellissimo fermaporta. Così, molto semplice da fare. Adesso la mamma vi spiegherà come si fa e si userà la macchina per cucire. Quindi mi raccomando, in casa dovete tirare fuori la vostra macchina per cucire. Sì. Rispolveratela se l'avete messa da parte. Io non vedo i commenti, Monica, quindi in caso dimmelo tu. Sì, intanto vedo Silvana, Roberta che ci salutano. Ciao Mara, ciao Tiziana, ciao Daniela. C'è la Flavia che dice ciao belle donne bravissime. Oh, ciao Flavia, ho visto quel Tullio ha levato il gesso. E vai, è archiviata anche questa. Ciao a tutte, che se ritardo ci sono, nessun ritardo, Anna Maria tranquilla, dobbiamo ancora cominciare. Buongiorno Danila, ciao Rita, benissimo, ciao. Direi che possiamo cominciare. E ciao Carla. Perfetto. Sì. Allora, è un tutorial di cucito facile, basissimo, anzi non serve neanche il cartamodello, per cui è proprio la particolarità di questo sacchettino che non abbia bisogno proprio di... Io direi la figata, se proprio deve essere così schietto. Volevo dirlo in francese. Potete farlo di qualsiasi misura. Noi l'abbiamo fatto praticamente, dov'è? Piccolino così, che è un 15 cm per 45. In due tipi di stoffe, quindi la tinta unita e la stoffa con i quadretti. Con i quadrettini. E per facilità dico, dai che ne facciamo uno grande, che così vedono anche meglio che star lì magari nel piccolino, ma è semplice in entrambe le misure, e l'ho fatto esattamente il doppio, per cui un 30x90 centimetri per 90. Sempre in due stoffe. Sempre. Quindi ricapitolando, visto che nel kit, scusate, non c'è il cartamodello, sappiate che per il sacchettino piccolo avete bisogno di due tagli di stoffa, uno a quadretti e uno tinta unita. Per il piccolo è un 15 cm per 45, per il grande è un 30x90. Esattamente. Ecco. È lo stesso procedimento. Se poi lo volete fare più grande, vedrete che potete farlo più grande o anche una via di mezzo. Tenete le misure che volete voi. Ecco, allora, due stoffe, per cui il quadratino che io ho già fatto perché sono... Non lo vedono, tira in qua. Dove sono? Dopo spostiamo l'inquadratura. Spostiamo. Allora, sono due pezzi uguali, ugualissimi. Io vi ho lasciato da fare quello piccolino, quello l'interno, perché c'è un trucchetto per rigirarlo. Ecco, adesso vi faccio vedere magari come si fa, per cui potreste portarmi qua la... Sì, spendo, altrimenti... aspetta Monica un secondo, spendo due parole per i kit, perché abbiamo disponibili kit per quelli piccolini. I piccolini hanno il costo di 15 euro. Sono assortiti nel kit, quindi ne trovate uno giallo e arancione, uno azzurro e uno rosa, così. Rosellina. Costa 15 euro e avete dentro tutto l'occorrente, compreso delle decorazioni, quindi mollettina, il pistillo, i fiorellini già tagliati e i fiocchi. Mentre per quello grande non ci sarà il kit, ma possiamo darvi tutto sfuso. Quindi dal taglio di stoffa vi escono due sacchetti alla volta, poi tutto il resto possiamo darvelo sfuso. Spero di essere stata più chiara possibile.
Domande nel di frattempo, qualsiasi tipo, sì, scrivete sotto, che tanto noi stiamo leggendo i commenti. Sì, quindi... nel frattempo, se avete domande, durante anche il tutorial, io e la Monica siamo dietro e vi leggiamo tranquillamente. Adesso, okay. Monica, ho bisogno di te, così, sì, cambiamo l'inquadratura. Intanto vedo dei messaggi sotto. Ciao a tutte. Ciao. Ho visto Federica che ha scritto che domani fa la ricarica. Grazie, tranquilla, che tanto noi... Mal di mare? Oggi ci facciamo un po' di mal di mare. Perché siamo un po' così... con le macchine per cucire. Non abbiamo ancora un set da macchine, un set per cucire, ma ci attrezziamo. Ok, così vediamo la macchina. Ci siamo. Ok, diteci se si vede, se riuscite a capire bene, perché vogliamo che questo sia un tutorial anche per principianti. Sì, è proprio una cosa facile. Per chi ha le prime armi con la macchina per cucire, deve riuscire a farlo, insomma. Esatto. Può riuscire a farlo, può divertirsi. Può divertirsi. Allora, sono esattamente due pezzi uguali, per cui i passaggi che adesso facciamo con la tinta unita li fate anche con il quadrettino. Allora, come si fa? Allora, io per comodità ho messo nella taglia i cuci, ma non serve, potete fare uno zigzag o anche niente, insomma, perché tanto poi tutte queste cuciture vanno all'interno, ma a me piace che tutto sia pulito e ordinato, ecco, per cui io ho passato la nostra bellissima taglia ai cuci, che io la uso tantissimo, ecco, la nostra taglia ai cuci, che ha fatto e ha pulito i vari lati, e questa è la misura, cioè praticamente è il 90x30. Quindi 90x30 centimetri. Ho piegato con l'interno, cioè con il dritto all'interno, che però noi è la stessa cosa, per cui non è un problema. Cioè queste due stoffe sono belle sia dal dritto che dal rovescio, per cui non dovete star lì tanto a cercare. Ma comunque, vabbè, se prendete anche un altro tessuto vostro a casa, mettete il dritto all'interno e lasciate il rovescio che guardate voi. Ecco, e adesso dobbiamo fare delle cuciture. Ma cos'è che dobbiamo fare? Siccome l'interno poi deve essere rivoltato, dobbiamo lasciare a un'altezza tipo così un pezzettino per... Lo fate con una matita normalmente, perché tanto poi va all'interno, e lasciate un pezzettino, magari anche un po' di più, ecco, anche una cosa così, per ribaltare poi il nostro sacchettino sul dritto. Adesso noi facciamo solamente due cuciture che vanno tutto qua, e arrivate qua e lasciate fuori questo pezzettino qua. Nell'altro invece, nel quadratino, potete fare proprio le due cuciture laterali, una e una che fa due. Quindi, ricapitolando, questo tessuto qui, che sarebbe l'interno, va piegato tenendo il dritto verso l'interno, quindi, sì, qui dentro avreste il, sì, non so, avete il dritto, sì, un po', insomma, il rovescio dovete guardarlo voi. Poi si lasciano circa 10 centimetri scarsi, sì, su questo lato qui. Un pezzettino, cioè adesso guarda, io vado ad occhio, ma logicamente più piccolino lo fate, più difficoltà avete a girarlo, più largo lo fate, vabbè, anche lì non l'ho neanche chiuso, poi vi faccio vedere. Sono 8-10 centimetri. Ecco, 8 centimetri su questo lato. L'interno, quindi la parte tinta unita, va cucita sul lato di sinistra, sul lato di destra bisogna lasciare questa apertura qua, mentre per quanto riguarda quello a quadretti fate due righe dritte, la stessa cosa, solo che le cuciture vanno fino in fondo, quindi, ecco, non bisogna lasciare quell'apertura lì di 8 centimetri. Ok. Se finora è tutto chiaro. Mettiamo sotto la macchina per cucire, la nostra bella macchina, e facciamo le due cuciture. Allora, dritte normali, senza tanti problemi. Fate una salda qua dove c'è l'apertura, dove abbiamo detto che lasciamo l'apertura. Saltiamo il pezzettino e rifacciamo l'altro pezzo e fino in fondo. Oddio, balla tutto qua perché abbiamo cambiato la postazione della macchina. Beh, non si vede nell'inquadratura, però in vabbè, caso un problema dai, tuo. Ma balla un pochettino. È uguale dall'altra parte, invece facciamo tutta la cucitura per tutto per tutta la lunghezza. Ok, intanto, allora, ciao a tutte quelle che si stanno collegando.
Ciao Gabriella, ciao Luisella, ciao Antonella, ciao Lenka. E giù dritto. Mettiamo il turbo e andiamo fino in fondo. Fa tanto casino? È bello. Benissimo. E qua siamo arrivati alla cucitura. E se fin qua è tutto chiaro, mandateci un pollicino. E se fin qua è tutto chiaro... Un pollicino in su. Allora, guardate che bel bracciale io oggi, Cartier. Cartier. Avrei detto Versace. Okay. Pensa a te. Allora, adesso dobbiamo fare... Ecco perché non serve il cartamodello. Vi do le altre due indicazioni. Cioè, praticamente, adesso facciamo le orecchie di questo coniglietto. Come si fa? Molto semplice. Pieghiamo questo tessuto a metà, così, ci fate, lo stirate se volete, se avete un tessuto voi grosso, se prendete il nostro, basta far così con le dita, proprio con l'unghia, così. Ecco. Trucchetti. Cosa ci serve fare da stiro? Sì, a niente. Poi prendete un metro, quello che avete, e tirate, queste sono quelle delle scuole delle ragazze avanzate da sì, tempi c'è scritto memorabili. Monica terza B sul righello. No, seconda B. Beh, ero alle medie. Anzi, quando... ho un centimetro. No, che ero versione quante, pro. Ero versione pro. Passate. Ecco, allora, questo ha bisogno di scendere di 20 centimetri. Cioè, fate un segno ai 20 centimetri. Invece, nel piccolino... che avete fatto gli stessi passaggi, ne fate 10 centimetri. Tutto la metà. Esatto. Tutto la metà. Ok. Poi prendete sempre la vostra riga e tirate dai 20 centimetri all'angolo lì, tirate una righetta così. L'Irene ha scritto, anche la mamma ha imparato che è semplice farlo. Insomma, vero? Poi tagliamo. Ecco perché non serve il cartamodello, sarebbe stato superfluo. Tagliamo. Non so, potete andare o sulla riga, qua in influente viene o un'orecchietta un po' più larga o un po' più stretta, cioè, però ritagliate il vostro pezzettino e vedete, avete le due e voilà! Orecchie già fatte, senza cartamodello, senza niente, senza far nulla. Questa è la magia. Poi, vi ho semplificato una cosa. Perché? Perché qua vedete il sacchetto ha una base, cioè non è proprio un sacchetto dritto come fareste così che non sta in piedi, ha queste due cuciture, questa e questa, che si possono fare in due modi. Potete fare sia così, potete aprire il vostro sacchettino, aprite il sacchetto, vedete così, un attimo E in questo angolo qua tagliate un bordino, un triangolino, però più semplice ancora, secondo me, per voi, vediamo di semplificare, prendete un 5 cm per 5. Questo è il metro che avevo imparato io. Ecco, che è più semplice. Lì, per esempio, lo fate 2,5 per 2,5. Cioè, fate sempre la metà o il doppio. Ecco, ci prendiamo. State all'interno della cucitura, della vostra cucitura, che la mia è qua, e disegnate sto triangolino, sto quadratino, uno, e anche dall'altra parte uguale. Si capisce? Qualcuno dice qualcuno qualcosa? Qualcuno ha mandato un pollicione, quindi Hola. Sì. Ciao, finalmente un tutorial di Marina, la Rosanna. l'abbiamo incastrata mi stavolta. Mi sfruttano ogni tanto. Sono davvero bellissimi, non possono proprio essere cuciti a mano. Allora, Leonora, se usi la stoffa, no. Se io direi col panno lenci, sì. Assolutamente sì. Quindi sì, potresti. In caso bisognerebbe utilizzare il panno lenci che non sfila. Esatto. Si può fare, assolutamente. Potresti anche sì. Fare tutto dal dritto, col punto festone. Esatto. Ok. E via. Poi aspetta un secondo che rispondo all'ultima domanda, poi sì. Ti faccio fare il passaggio. Mi sono collegata in ritardo, avete già detto le misure della stoffa, sì. Per il sacchetto piccolo. E sono un 15 cm per 45. Esattamente. Però i passaggi sono gli stessi, identici. Poi abbiamo detto tutto all'inizio, ripeterò tutto alla fine, così avete un'idea. Comunque generale. Vi abbassate, come abbiamo detto, alla metà vi abbassate o di 10 cm o di 20 cm. Esatto. Ecco, ok. Qua tagliamo proprio il quadratino, sac, senza pietà. Lì. Dai, non dovete essere proprio precise come un abito di sartoria, però insomma è meglio di sì, perché altrimenti da una parte vi viene più grande, dall'altra più piccolo.
Ecco, e abbiamo tagliato i nostri due triangolini. Ok? Perfetto. Sì. Poi prendiamo, apriamo il taglio che abbiamo fatto, lo mettiamo in parallelo così e ci facciamo una cucitura. Aspetta che apro, ma anche se non apro è lo stesso qua. Una e due. E lo passiamo sotto la macchina per cucire. Il prossimo, stai un po' più a sinistra che così vedono meglio. Perfetto. Così? Sì, grazie. Ecco, per cui, allora, prendo il mio pezzettino, lo apro, lo accoppio, accoppio le due parti e ci metto uno spillo. Uno e uno che fa dius. Ok. E lo passiamo sotto la macchina per cucire. E questo ci permette di avere una base più piatta, in esattamente, modo che riesca a stare in piedi più facilmente. Io qua, vedete, l'ho fatto con la taglia e cuci, ma non cambia niente. Taglia e cuci o macchina per cucire va benissimo. Voi. Tra l'altro è una cosa che si può usare anche per gli astucci, per le borse, certo, per tutto quello che deve avere una forma un po' più stabile. È un soffietto stabile. Che serve, un soffietto, è una base per... per fare, ecco, per far, per darci una base al nostro sacchettino. Per cui andiamo fino in fondo, ok, e praticamente passiamo anche dall'altra parte. Katia dice comodo il portaspilli. Vero? È comodo, sì. È comodo, sì. Cioè io quando faccio, sempre a portata di io mano. Quando faccio queste cose è comodo perché ce l'hai sempre lì alla mano. E poi no, abbiamo anche la saponetta, quella che ne porta tanti, ma se devo fare piccole cose faccio infatti cose così. L'Antonella dice quanto è utile, no, quanto utile lo avete, no, aspetta un secondo, ha un bracciale magnetico poi gli spilli, interessante, quanto utile lo avete, che costo? Sì, lo abbiamo, sì. Ho arrivato il messaggio e adesso vado a vedere il costo perché non me lo ricordo. Ascolta. Comunque, aspetta un secondo, sì. Il tutorial rimane salvato, quindi non preoccupatevi, quindi Lucia rimane salvato, poi lo metteremo anche su YouTube. Già da sì. Stasera sarà su YouTube. Allora, ci siamo. Ah, un'altra cosa volevo dirvi. Attente, perché una cosa, questo taglio fatelo un po' in su, perché poi quando tagliate il quadratino 5x5 non venga fuori che ce l'avete dove avete lasciato aperto. Lo fate un pochettino in su, okay? Mm-hmm. Ok? Poi ribaltiamo questo qua, l'interno, così, vedete che è tutto bello fatto così. Qua oh. c'è il buchettino per poi ribaltare. Carino! Eccoci qua, carino, carinissimo. E lo mettiamo all'interno di quello che abbiamo già fatto. Allora, il dritto contro il dritto. Okay. Ok, ci siamo? Perché poi lo andremo a girare, quindi il rovescio deve rimanere nel... Perché adesso facciamo tutte le cuciture sopra. Quindi dritto con dritto. Dritto all'interno con il dritto dell'interno, insomma, entrambi. Cioè dovete vedere i due rovesci praticamente. Ok. Diciamo che in caso di queste stoffe non si vede tantissimo, però insomma ha no, dritto il suo rovescio. No, ma non è questione. È questione generale, che devono esatto. Far così perché altrimenti poi le cuciture certo, non vengono fuori giuste. Ecco. E poi adesso ci mettete degli spilli e adesso cuciamo proprio il perimetro qua delle orecchiette. Per cui uno... due, vedete, ed è finito, cioè adesso ci sono delle rifiniture da fare, ma alla fin fine il sacchetto diciamo che può essere, diciamo che è concluso proprio. Ecco, abbiamo solo da fare la rifinizione qua dell'orecchietta qua e anche della ribattuta poi quando lo giriamo e basta ed è finito. Per cui, sì, come diciamo vedete, che se aveste anche delle stoffe di recupero, sì. Si possono anche addobbare, decorare, che ne so, i davanzali esterni delle case. Quindi in realtà, sì, non è che è proprio un progetto, è proprio un progettino, diciamo che io me lo fermo lì così. Ecco, vedete? Allora abbiamo fermato tutta la cosa e adesso passiamo sotto la macchina per cucire e facciamo tutto sto perimetro qua. Allora, ripasso sotto. Aspetta che arrivo che ti cambio l'inquadratura. Sì. Andiamo in là in qua, ma almeno vedete bene. Allora, abbasso e faccio praticamente tutto il giro. Sto al piedino, dai, la solita distanza del piedino.
arrivo fino in cima, vediamo dove siamo, arrivo fino in cima, poi tagliamo tutto l'eccesso e ritorniamo dall'altra parte. Arriviamo fino in fondo. Ok, giriamo di nuovo. Antonella, per la macchina per cucire ti rispondo verso la fine, ho ben visto il tuo messaggio, ma faccio finire il tutorial, poi ti dico. E ciao Giuse, stiamo facendo questo sacchettone che vedrai penso sullo sfondo. Qua. Eccolo, questo qui. Mamma. Arriviamo alla punta, giriamo e ritorniamo in fondo. Allora. E diciamo che abbiamo quasi finito il nostro sacchettino. Vediamo se siamo accoppiati bene. Hola. Hola. E ciao a tutte quelle che si stanno collegando adesso. Ciao Angela. Ciao a tutte. Allora, tiriamo via tutti gli spilli che abbiamo messo per permettere, per fermare le nostre orecchiette. Vediamo di tirarli via tutti, sennò poi a girarlo. Oh, e eccoci qua. Poi, allora, adesso tagliamo per non avere tutto l'eccesso delle orecchie. Vedete qua in cima, tagliate proprio vicino alla cucitura, perché altrimenti vi fa qua all'interno, vi fa spessore e non va bene. Per cui tagliate da una parte. Senza tagliare la cucitura. Sì, ovviamente. Esattamente, senza tagliare la cucitura, magari tagliate dall'altra, butto per terra che così... Faccio vedere da vicino. Esatto. Così, questa è la cucitura e qui semplicemente abbiamo un po' alleggerito tutto quello tutto che è il tessuto. Il tessuto, esatto. Poi anche fate dei taglietti, senza tagliare naturalmente la cucitura, nell'angolo qua, nel cantone ticino, no, in allora, italiano invece è nell'angolo, per cui allora aspetta che guardo qua, ecco, ok, questi taglietti servono per fare in modo che non faccia delle brutte grinze e si rovesci bene. Andata un po', la faccio un po' più interna. Si possono fare anche gli aggiustamenti, ragazze, per sì. Cui là andiamo avanti. Ok, era perché sull'angolo era un po' fuori. Sì, mi raccomando che le cuciture siano ben ok, abbiamo cucite. Finito. Poi andiamo a prenderci il nostro buchettino che è qua e ci tiriamo dentro con un po' di un attimo di pazienza, tiriamo fuori il nostro sacchettino. Anzi, sai cosa potresti, brava? Cercarmi il mio gira rigira, che per gli angoli, che non me lo sono preparata, e con calma girate tutto il sacchettino. Tieni. Grazie. Ok. Calma, perché qua io ho lasciato anche un bel pezzettino aperto. Poi quel pezzettino lì lo potete chiudere o a mano o lo potete chiudere con la macchina per cucire, perché tanto è all'interno. Ok, fatto. Calma e sangue freddo qua, perché questa sì, è la dai, parte... non abbiamo fretta in casa. Avete fretta? Eccoci qua. Intanto Pasqualina ci dice che belli, complimenti per l'idea. Grazie. E vedrete poi che danno anche tanta soddisfazione. Soprattutto la Monica, che questo arriverà a casa sua. No, Rosa, ma non Rosa. Sei da Rosa? No, va bene anche Rosa. È Rosa perché questo. Perché gli altri coniglietti gli faccio i fiori rosa alla base, quindi va bene Rosa. Allora, ci prendiamo il nostro... Mi accontento del rosa. Va bene? Sì, va bene. Ci prendiamo il nostro Orcocan. Ci prendiamo Orcocan, il nostro... sempre in dialetto trentino, no? Ci prendiamo il nostro, aspetta, perché questo qua di Graziano, queste sono delle stoffe ultra mega, non sono mica stoffe di Graziano, non lavoriamo mica con tovagliato di Graziano, che però ha una trama un pochettino rada, ha una per consistenza cui... più, ecco, allora tiriamo fuori bene le nostre orecchiette. Allora, con questo foro qua
Io lo preferisco chiudere a mano così non si vede, ma però potreste anche metterlo sotto la macchina per cucire, che tanto viene all'interno, cioè il buchetto adesso che abbiamo chiuso qua, o lo passate sotto la macchina per cucire, o ci fate una cucitura Tanto della invisibile. Monica, io passare direi di pure fare sotto. stack stack con la macchina, così Sì, glielo va facciamo bene, vedere. perfetto. Questo è il termine Sac, tecnico sac. Sac, sac con la macchina. con cui i sarti, soprattutto Sì, sarti tipo dello spessore dello di spessore di Valentino Valentino e sì. Giorgio Armani Sac, sac. Beh, usano. voi usate la colla a caldo. Ma non lo dire queste Ma cose, non ecco, si o la dicono. colla per tessuti, Non cioè. si Ma non in dicono. questo caso. No. No, 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 non in questo caso. Comunque, allora, abbassate. Allora, fate la salda piccola. Ah, Aspetta che non si vede che il braccio scusami. mi sposto io. E poi arrivate fino, la mia chiusura fino qua, la fate proprio sull'orlo, l'orlo normale. Ok. Beh, tanto effettivamente Fine. rimanendo Sì, all'interno. rimane all'interno, però logicamente se la Dipende fate. quanto siete pignole. Ecco, sì, appunto. Lì non l'ho neanche chiusa perché non mi hai lasciato il tempo. Ecco, vedete, abbiamo chiuso il buchettino. Ah, l'ho Tagliamo. chiuso senza guardare io, eh. Beh, Ecco. non si vede, se l'ho lasciata aperta Adesso, non cos'è si che dobbiamo fare? Allora, a parte stirarlo, che secondo me il ferro da stiro ti aiuta sempre tanto, però adesso dovremmo, vedete, fare sul giro delle orecchie, fare la ribattitura, che è più bello così da vedere. Per cui ve lo stirate voi che avete il ferro da stiro a portata di mano, oppure fate come me che lo aggiustiamo con le mani così e ci facciamo, perché non abbiamo tempo di star qua a stirare pure. Per cui sempre sti tutorial del cucito, per tanto semplici siano, sono sempre un po' lunghi, ecco, anche se sono veramente veramente facili. Noi Ecco, cerchiamo di velocizzare il più noi cerchiamo di possibile. velocizzare, però speriamo di non annoiarvi anche perché La Gabriella logicamente. dice che belle bomboniere. Effettivamente quelle Ma sì, piccoline si certo. potrebbero utilizzare anche in questo Per un periodo per delle. battesimo, Sì. per delle bomboniere, sono carine. Allora, L'Antonella io. dice bellissimo, la Tiziana ti dice che sei brava. Grazie, La gentile. Nadia Ciao, dice che Tizi. sono molto belli e si è persa la prima parte, il Vabbè, video vabbè. rimane. Assolutamente sì, rimane, verrà caricato pomeriggio anche su YouTube. Allora, adesso io lo rimetto sotto la macchina e ci faccio tutto un giro proprio vicino, vicino, vicino al bordo, no? Voi stiratelo, che siete più comode, Sì. e fate tutto il giro per bloccare i due tessuti uno contro l'altro e fare anche sta cucitura che è un po' decorativa. Adesso mi è venuto in mente un'altra roba. Siccome l'altro giorno è venuta una ragazza che mi chiedeva co cosa serve, dov'è che l'ho messo? Cosa serve questo aggeggio qua delle macchine per cucire che ci Scusate, sono non si sempre vede. all'interno? Dov'è? Qua? Qui. Qua? Cioè non vi vedo, scusate. Ecco, questo qua per le macchine per cucire. Ecco, quando avete un bordo, cioè degli spessori di tessuto alto, questo lo mettete dietro, all'interno, dietro alla. E così vi aiuta a far andare avanti la macchina. Cioè, vedete, vi lascia il bordo dietro e lei va avanti senza interrompere la sua cucitura. Basta Sì, viene poco, utilizzato eh? anche nei jeans, Sì, nei. dove ci sono tessuti alti, grossi. Si capisce? Allora, arrivate fino al. Fino all'angolo. Poi rigirate e tornate su dall'altra parte. Per cui di nuovo in su. Avanti, avanti, avanti. Questo vediamo di tirarlo su con uno spillo, magari bene, benissimo, perché le punte sono sempre le più carine, se ci sono proprio in punta. Comunque questo non è proprio grossissimo, basta avere l'accortezza di andare pian pianino. Ecco. E rifare dall'altra parte con un po' di calma. Appiattire col ferro da stiro aiuta sempre e giù dall'altra e abbiamo finito il nostro sacchettino. Adesso però la Franci deve metterci del Ci facciamo le suo. decorazioni insieme. Devi metterci del tuo. Eccoci qua.
salda all'ultimo punto. E voilà! Finito! Finito. Ecco, prendo, adesso lo stirate, bene. Adesso lo stirate adesso bene. Noi non abbiamo il tempo necessario, sennò andremo a dilungarci troppo. Comunque andiamo a decorarlo e poi lo... Eccolo qua. Lo slegherò e lo... Il nostro faremo. Sacchettino, vedete, è fatto. Io risponderei a un po' di domande, sì. E poi andiamo avanti con Mike, il resto. Io intanto mi preparo con il resto. Eccoci allora, qua. Intanto inquadriamo magari anche la mami. Quindi fai anche un saluto. Scusate se sentite il casino che sto spostando con lo Abbiamo sgabello. Un set che non ve lo immaginate neanche. Da invidia. Da invidia, cioè proprio da invidia questa Antonella cosa. Antonella prima ci chiedeva se con questa macchina ti trovi bene. Stra bene. Allora Antonella, non riusciamo a farti una panoramica perché sarebbe una cosa troppo lunga. Sì. Però questa macchina fa anche da ricamatrice, quindi per noi era necessario anche quel lato oscuro, sì. Lì, del ricamo, quindi noi la utilizziamo molto e siamo molto molto felici, quindi sì, cioè io la consiglierei. Aspetta, io ho la macchina di mia mamma che ha 60 anni, la mia macchina che ce ne ha 40 e non le butto, però sono lì. Però quando devo fare qualcosa vado a questa perché è più performante, nel senso che ha la doppia alzata del piedino, per cui vedete ci stanno sotto anche spessori alti, sì. Poi ha la salda piccolina, automatica, perché te la fa sì, così. Poi ovviamente a ogni esigenza corrisponde una macchina. Esatto, a noi questa è comoda, adesso è già 4-5 anni che ce l'abbiamo, sì. Ed è una meraviglia. L'unica cosa che non funziona è l'infilago. Perché è stato un errore nostro quello. Sì, perché io sono... Bisogna essere più delicate. Sì, io sono tipo scaricatore di porto, no? E dottor Cucito mi ha detto, Vara, lasciamo perdere. Ecco, perché io sono... E bisogna essere un pochettino più delicate. Ecco, boh. Vai, vediamo se abbiamo domande e poi passiamo allora, alla decorazione. Vedo dei commenti. Ad esempio Maria che dice che l'anno scorso ha fatto quello con il panno Lenci. Ecco, quella è una variante, sì. Diciamo, però non è rifinita così bene, ecco. Ma questo per tessuti. È proprio un progetto di cucito, questo è fatto come si deve. Utile soprattutto per chi come me fa mercatini handmade. Complimenti, sì. Anche per la spiegazione del progetto. Grazie. E poi ci sono Marta che dice brava, tutti che dicono bello e brava, grazie, grazie, grazie a tutte. Grazie. Chiara chiede se si potrebbe fare il punto filza. Punto filza a mano in questo caso è un pochettino scomodo, semmai puoi fare lo stesso progetto con il panno Lenci, eventualmente sì, esatto. Fare anche punto festone. Io credo che se fate con il tessuto vi sfila tanto, anche se prendete una cotonina... io direi che non è adatto per farlo a mano. No, utilizzate in caso il panno Lenci, uno stampato, una tinta, sì. Unita e fate lo stesso procedimento. E fate con il punto filza, punto festone, quello che volete. Sì. Ed è perfetto, anche così. Così fate la misura che volete, avete visto, è molto semplice, non serve neanche che fate nessun cartamodello e via. Poi Katia dice quella macchina da cucire è un sogno, confermiamo. Ah, sì. Amica mia. Antonella, carinissimo anche infilare nel sacchettino la testina di un coniglietto che spunta. Assolutamente, ma ci sì, potete poi, fare tutte le decorazioni. Poi voi sappiamo che avete un casino di fantasia. Sì. E ecco. Poi forte la calamita punta spilli da braccio. A proposito di quella, c'è la variante così in rosa fucsia. Che è di prima e costa 19,50, esatto, giusto? Oppure c'è quella tonda con la calamita tonda. No, vogliamo sempre del braccialetto. La calamita tonda e il diciamo la fibbietta è verde a pois. E quella 13,50. Viene 13,50 e è di Katia. Ah, che quelle di Katia, è vero. Ecco, ce ne sono di due tipi. Se volete comunque queste basta ordinarle perché al momento non le abbiamo disponibili in negozio, ma come sempre se vi interessano possiamo fare sì, un ordine. Hanno la calamita, sacchette. Si chiude così. E si chiude così. Me la consigliate più della Bernina? Allora, Antonella, la Bernina è sicuramente un'altra macchina, è un marchio diverso. Bernina è anche più costosa come macchina a livello in generale, diciamo, però ovviamente dipende un po' dalle caratteristiche che ti servono. Semmai Antonella, scrivimi su WhatsApp che ci sentiamo. Vi finisco di vedere dopo, vado a portare Davide ai suoi genitori. Ciao piccolino! Ciao! Che bella la vostra mamma, dice la Dani. Una roba. Anche Gisella dice brava mamma, bravissima. Grazie, e complimenti. Si dice, no, io non ci riesco perché non mi sento proprio così. Grazie comunque, se uno deve dire grazie.
Gabriella dice: Dottor Cucito, visto la fiera di Bergamo? Sì, lui fa tutte Certo. le fiere. Domani arriva. Esatto, domani è qui in negozio. Arriva a prendersi tutti i suoi malati. Bella idea da copiare sicuramente, grazie Irma. Poi ovviamente vogliamo vedere anche i vostri progetti, mi Sì, ti raccomando. raccomando. Datemi soddisfazione. Io vi chiedo se è possibile avere il materiale per 5 sacchetti piccoli, colore arancio-giallo, con tutto quello che serve, fiocchi, eccetera. Aspetto vostre notizie, grazie mille. Allora, Antonella, se vuoi passare in negozio e ti dico cosa possiamo darti, se mai ti do il materiale sfuso, oppure vediamo per il kit, se mai ti faccio un preventivo. Avete fatto anche il piccolino? Sì, il piccolino è esattamente quello che abbiamo fatto Identico. oggi, con le misure alla metà. Era tanto perché così vedevate da lontano, vedevate anche meglio, ma è la stessa identica cosa. Tutto All'inizio abbiamo uguale. dato tutte le Tutto misure. uguale. Ciascuna di voi fa la sua parte, dice Lenka. Sì, ognuno ha il suo compito, Sì, io diciamo. sono Ferri, ma uncinetto e un po' di cucito, ma non sono granché. Bene, adesso lasciami il posto, lasciami il Ciao trono. ragazze, Oddio, grazie di scusa, vieni, tutto vieni tu e prima. baci. Baci a tutte. Se ci sono dubbi, comunque, voi potete sempre scriverci e vi risponderemo se avete dubbi. Ti aiuto a spostarla? In teoria ce la faccio. Così mi prendo la colla. Ok, adesso avvicino un po' l'inquadratura così vediamo le mani della Franci. Oh, sempre il solito mal di mare che vi faccio venire io. Ops. E poi staccarlo, penso sia il caso. Vediamo. Allora. Ok, adesso si arriva alla decorazione, quindi i fiorellini. Allora, se lo vogliamo Fiocchettini. usare come fermaporta, gli mettiamo all'interno un peso. Noi abbiamo fatto questo peso con un avanzo di stoffa. All'interno abbiamo messo la sabbia per la lettiera dei gatti e via. La mettiamo all'interno, così ci fa il peso. Lo imbottiamo un pochino. Ovviamente voi stiratelo perché è un po'. Adesso un po' Così è un stropicciato. po' Vintage. l'orecchio, sì, bisogna stirare. Ok, mettiamo l'imbottitura all'interno così lo facciamo bello cicciotto. Scusate che mi passo davanti. Prendiamo un pezzettino di nastrino di raso 3 mm, ne prendiamo circa 70 cm e andiamo a bloccare il tutto. Quindi facciamo proprio un nodo. Lo sistemate Bello all'interno, cicciottello, mi si sì, tiratelo e raccomando. poi lo sistemiamo dopo. Quindi nodino, voilà. Sistemiamo le orecchie in modo tale che si veda sia la parte interna che la parte esterna. L'ho legato forse un po'. Dio mio, questa è la forza della natura. Ha spaccato. Rifacciamo. Madò, hai così Ho tanta forza. tirato troppo. Rifacciamo da A. Fate Non finta di non aver sai visto niente controllare fino la tua adesso. forza praticamente. È Hulk. Quindi rifacciamo da capo. Lo legate bene in modo tale che non si veda il foro. Scusate. Voilà. E tagliamo l'eccesso. Poi orecchie in su. Vedete che adesso si vede meglio e non si vede l'imbottitura interna. Risistemiamo le orecchie. Ora prendiamo del nastrino. Io prendo questo nastrino in corda. Si vede se faccio così? Ok. Facciamo il fiocchettino che andrà poi sovrapposto all'altro nastro. La Marta Poi. dice anch'io faccio sempre saltare il filo. No, ma di solito questo è, Ah cioè, sì, è è potente potente questo questo. doppio raso, quindi È potente, di solito. la palestra Sei sta tu dando i suoi che... frutti. Sì, quale? Quella che fai ogni tanto? Grazie, mamma. Prego. Poi adesso lasciamolo da parte e andiamo a fare i fiorellini. Sono dei fiorellini così, potreste tagliarli anche a mano. Andiamo a prendere due pistilli per ogni fiorellino. Ho preso l'unico pistillo che si è agganciato così. Due pistilli per ogni fiorellino e una molletta. Me la puoi passare per piacere? Grazie. Adesso andiamo a piegare questo fiore così. Facciamo un puntino di colla centrale. Pieghiamo i due pistilli, lo mettiamo al centro e lo andiamo a piegare su se stesso. E questo è il primo fiorellino.
Molto semplice. Schiacciamo un po' in modo tale che si incolli bene bene. Intanto rispondo a, vabbè, Antonella mi dice, mi parla del kit e il materiale per 5 pezzi. Va benissimo, te lo prepariamo, poi ti mando un messaggio con il prezzo definitivo. E Giusy chiede se il pacco parte oggi. E sì, parte oggi, Giusy, il tuo pacco. È già Monica pronto. Stamattina alle 8 era qui, carica e scattante. Alle 8 no, però, quasi. 8 e mezza. Facciamo lo stesso procedimento per l'altro fiorellino, quindi mettiamo i pistilli centralmente e poi andiamo a avvolgerli su se stessi e poi vedete che sono subito carini, pronti. Carini, mi piacciono! Potrei prendere questo fiore qui e metterlo alla base del mio coniglietto. Fai il pandan. Così faccio... Poi, cos'hai da sbuffare? Niente, ora, niente. Quando hanno finito di bisticciare andiamo a tagliare la punta, così, e la punta dell'altro fiore. In modo tale che adesso andiamo ad incollarli sulla mollettina e stanno belli piatti. Oh, mi piace! Quindi uno, l'altro fiorellin, così. Sì, sì. Aspettiamo che si incollino. È lui. E li andiamo a mettere... Io di solito apro la mollettina, la chiudo e con quello che avanza faccio un bel fiocco. Lo stesso procedimento fate con quello piccolino, con quelli piccolini insomma, e il fiore sarà solo leggermente più piccolo, ovviamente. Adesso io in questo sacchetto più grande ho inserito anche una tag così fatta a forma di ovetto. Quindi la vado a mettere in fondo, se volete, facoltativa. E mi passi un ago un po' più grande, mamma? Io ce l'ho, dov'è? Ma perché, solo perché me lo spingo dentro, non so se riesco con questo squillo, perché è troppo piccolo. Aspetta, che ti porto? Grazie. Ma io poi tra questi due posso scegliere? Sì, prendi quello non stirato, per piacere, così te lo stiri. In realtà volevo l'altro, perché questo ha le orecchie più grosso. Lunghe. Sì, poi in base, magari questo l'ho imbottito anche troppo, ve lo facciamo vedere, poi lo regolate in base, va bene mamma, sai? Va bene? È solo per aiutarmi. Ma a... Ma perché abbiamo il nostro portaspilli, quello bello che ci hanno fatto le ragazze? Ah, è qua, ma porca miseria. Sì, dai, passami quella, che questa è un ago. Guarda, che meraviglia! Sì. Se ci stanno ascoltando l'Annika e la Iris, sappiate che questo puntaspilli è stato una cosa apprezzatissima. Personalizzato. Allora, prima che non ho fatto la diretta mi è entrato al primo colpo, adesso no, adesso spiegami cosa ti ho fatto di male. Comunque voi andate ad inserirlo con calma e pazienza all'interno di questo buchetto, fidatevi che non so perché ci sto mettendo così tanto, ma era più semplice prima. E andiamo a fare un nodino nella parte finale, fine. Se lo volete lo potete aggiungere, altrimenti lo lasciate così. Si può scrivere sul nome, no? Sì, potete scrivere il nome, potete metterci buona Pasqua, potete fare quello che volete, quello che più vi piace. Carino, mi questo piace. Questo ha le orecchie più piccole, questo ha le orecchie più grandi. Poi vedete voi in base a come posizionate, non è che è stato cucito in modo diverso, semplicemente è riempito di più. Quindi questo è più imbottito e nella parte alta le orecchie sono rimaste un po' più alte e queste un po' più basse, insomma, quindi sono anche più grandi. Eccolo qua, fateci sapere se vi piace. E il piccolino è questo qui. Il piccolino è lui. Questo è pieno di cioccolato. Cioccolatini. Questo c'ha, sì, sentili. Si sente la carta dei cioccolatini. Ecco. Allora, voi fate, vi ripeto le misure, per fare il coniglietto grande è un 30 cm per 90 in due stoffe, quindi la tinta unita e la tinta a quadretti, mentre per quello piccolo è un 15 cm per 45. Tutte poi le dimensioni tipo dei fiorellini e dei nastrini sono la metà, quindi poi vi basta sapere insomma alla grande la misura della stoffa, poi tutto il resto va da sé. Fai vedere anche i colori. Allora, i kit sono disponibili nella versione piccola, sono kit questo da è il kit. Tre pezzi assortiti, esatto. Quindi il kit contiene tutto il materiale per fare un sacchettino per colore nei tre colori che adesso vi sta facendo vedere la Franci. Esattamente, viene 15 euro appunto di tre colori assortiti con dentro anche le decorazioni, quindi molletta, nastrini, fiorellini già fustellati, eccetera eccetera. Per quello grande invece, se volete quello grande, andiamo a tagliarvi il materiale sfuso, quindi ogni
abbiamo detto 30 centimetri in due stoppe, vi escono due coniglietti. Volevo rispondere a Antonella che dice se si può mettere anche qui. Volendo si può mettere anche qui. Dov'è il più piccolo? Lo trovi nel... Non so quanti blister ci sono ancora disponibili, ma... Questi. Esatto. Sì, è un po' più piccolino. Beh, Pantonella, per te se vuoi ci sono. Se li vuoi più piccoli. Comunque li teniamo da parte, che se ti piacciono te li riserviamo, altrimenti non c'è problema. Ecco. Fateci sapere se vi piace, se vi è piaciuto. Danilla e Ornella dicono bellissimo. Bene, sono contenta. Anche Lina, Daniela, anche Katia dice per il piccolo 15-45, per due, no, per uno. Sì, sì, per senso, due stoffe. Per due tessuti. Avete due tessuti, quindi stoffa quadretti, stoffa tinta unita, chiamiamola così. Sempre il taglio 15 cm per 45. Esatto, sì. 15-45 di uno e 15-45 dell'altro. Sì. Allora me lo metti nel materiale, perfetto. E Tiziana dice una meraviglia. Grazie a tutte. Siamo felici. Allora, questo tutorial rimarrà salvato qui su Facebook e anche sul, nel canale di YouTube, quindi se volete andare a vederlo sia di qua che di là potete andare a pescarlo dove più vi piace. È possibile avere solo il cartamodello? Il cartamodello non esiste. Esatto. E riguarda te lo daremo anche, anzi, lo diamo gratis, gratissimo. Questo tutorial in realtà è tutto gratis, a meno che non vi serva il tessuto. Tutto gratis. Potete farlo con quello che avete a casa tranquillamente. Esattamente, rimarrà salvato sia qui che lì, quindi lo potete andare a vedere. Il cartamodello non esiste. Anche per la parte tipo dei fiorellini, potete anche tagliare semplicemente un tondo e creare questo fiore tondo. In realtà vi risulta la stessa cosa. Quindi non vi serve. Niente cartamodello. Andiamo... Ve lo riguardate dall'inizio e vedrete che non serve proprio niente. Andiamo controcorrente. Esatto. E poi, vabbè, se avete bisogno dei tessuti, dei materiali, noi siamo sempre qui. I colori li vedete qui. Sì. Cioè il giallo, l'azzurro e il rosa. E per qualsiasi altro tipo di informazione scriveteci su WhatsApp, che noi siamo sempre qui ad ascoltarvi. Esattamente. Bene, salutoni a tutti, un bacione e come sempre se vi fa piacere condividete il video. Sì, grazie. Io sono contenta. Ciao, ciao a tutte, ciao, ciao. Grazie. Ciao, un bacione. Ciao, ciao.